Daniele Lorenzetti, adesso andiamo a Cairo Montenotte perché è aperta fino a domenica la mostra Etichette, insolite espressioni dell'universo del vino. Ce ne parla Bianca Scartezzini. Vecchi filari rosi dal tempo incorniciano parte della mostra a scopo benefico Etichette, insolite espressioni dell'universo del vino. Una collezione con migliaia di etichette d'epoca di bottiglie d'autore provenienti da tutto il mondo. Una rarità creata dalla passione di Luciano Ugolini, l'espressione del pianeta vino, un inestimabile patrimonio culturale e storico. Una collezione di 70.000 etichette sul mondo del vino. Le etichette sono veramente originali, trattano di moltissimi argomenti diversi, dalla religione a quelle militari, a quelle sulla natura, sul mare. Una forma d'arte che esprime il profondo legame che nelle varie epoche si è creato tra territorio, attività enologiche e fenomeni di costume. L'idea nasce staccando casualmente un paio di etichette che ritenevo interessanti. Di lì ha cominciato a sviluppare questa passione per la ricerca di etichette particolari, a tema. Una raccolta immensa quella di Luciano Ugolini, in mostra fino a domenica prossima, che in 7 anni ha catalogato tutte le etichette. Lui mi raccontava di come le reperiva, di come le riusciva a ottenere, quindi mi raccontava a volte le storie nascoste dietro queste etichette. Poi spaziava tanto, vedo che comunque le persone sono parecchio interessate a volte su quelle o erotiche o a carattere un pochino più ruginoso, quelle piacciono moltissimo.